peccato già tenerlo fuori dall'inizio. La scossa c'è stata, si sentite. Io non l'ho fatto toccare dall'inizio perché, l'ho detto prima, non volevo stravolgere un po' anche l'assetto che aveva la squadra. Poi qualcosa dovevo fare, qualcosa dovevo cambiare. E l'inserimento di Rizzi mi dava la possibilità di allargare la difesa avversaria, perché con i tre attaccanti potevamo avere un'opportunità in più. Poi lui è entrato fresco, è un giocatore importante, anche se non ha avuto modo di dimostrarlo ancora, ma lo farà, nella speranza che si creasse più gioco, ci fosse più profondità. E anche se a sprazzi, diciamo, questa pericolosità è venuta fuori, anche se anche con i calci di punizione, con i calci da fermo, sì, è un giocatore poi che ha bisogno sempre del raddoppio da parte degli avversari, quindi è un giocatore che mi piace, quindi l'obiettivo era quello di cercare di vincere la partita. Così facendo abbiamo rischiato anche di perderla, però oggi chi non rischia non rosica. Le sensazioni di Salvatore su questa partita? Ma è un punto comunque guadagnato, perché ci permette di allungare di un altro punto sulla sest'ultima. Sapevamo di incontrare delle difficoltà su una squadra molto esperta di questa categoria. Il mister è arrivato giovedì e non ha avuto modo di preparare la partita dal martedì, quindi noi ricominciamo da questo punto guadagnato. Sappiamo di andare a rischio domenica a giocarci la nostra partita e poi abbiamo un'altra partita ancora più importante. Diciamo però che le partite nostre ce le giochiamo qua, esatto. Perché insomma Ischia importante, io sono sempre del parere che quando non si può vincere si deve anche bisogna accontentarsi con una diretta concorrente, quindi è un punto guadagnato, ci permette di da martedì lavorare col mister, perché non è facile arrivare giovedì e preparare una partita anche per l'allenatore, che il mister non è che conosceva tanti giocatori, qualcuno, quindi. Ma ora c'è più tranquillità nel gruppo o siamo sempre un pochino agitati? Ma il nostro gruppo è sempre stato compatto, perché comunque alla fine chi gioca, chi non gioca, l'obiettivo numero uno di allenatore è la salvezza. Quindi ci dobbiamo fare quei 7-8 punti per poter conquistare questa benedetta salvezza e poi pensare al futuro. Comunque questo è l'obiettivo che è di tutti. Diciamo, la tua idea invece su questa involuzione che ormai già da qualche settimana prosegue, no? Cioè, la partita in campagna fu quella nella quale il Nato ha espresso il massimo, poi da quel momento c'è stata questa involuzione. Cioè, tu come te la spieghi? Ma un pochettino di problemi societari, i vedi quella settimana che noi non ci siamo allenati, quindi ha portato un pochettino un po' di rilassamento non fisico ma mentale questa squadra, perché anche oggi abbiamo dato l'impressione di avere quella paura di perdere, cosa che paura di giocare. Non dimentichiamoci che anche abbiamo un campo che non è che ci permette di giocare tanto la palla, ci sono dei rimbalzi, cioè ci sono tante di quelle cose. Anche il fatto degli allenamenti, insomma, credo che sia. Questo sì, purtroppo queste sono sia un fatto, quindi, perché non avere lo stesso campo per poter poi preparare la partita. Io ormai non mi sono abituato. Lo so. Alla fine, vabbè, ma non sono scuse queste, alla fine la partita sì, la prepari. No. Certo che le misure sono diverse, però non ci aiuta. Questo non aiuta, questo. Ma non è una scusante. No, lo so. No, non deve essere, sarebbe un alibi per la squadra e non è così. C'è da migliorare, c'è da sacrificarsi e lo faremo. Va bene. Certo, se giocassimo un pochino di continuità in più, magari qualche altro gol lo potremmo pure vedere. Questo lo aspetta, decide. Sì, io accetto tutte, hai giocato una volta tutte le decisioni del tecnico, anche a Monopoli. Gol l'abbiamo visto. Una volta dall'inizio. Io venivo da un gol a Pomigliano, mi aspettavo che rigiocavo a Monopoli, poi non sono entrato, alla fine si sembra l'allenatore che decide, perché è lui che ci viene in settimana e quindi la settimana parla chiaro. Io prenderò proprietà della squadra la prossima settimana. La partita di oggi più giù interessa poco, più fiducia a loro. Scherzando. Ma no, è la verità. Ma io vi ho detto anche alla squadra, che sono stato chiaro, oggi siete più voi che dovete sostenere me che io voi. È vero. Sembra un paradosso. È vero, ma è così. Ma proprio per renderli tranquilli, per farvi esprimere come
hanno fatto spesso bene, no? Non ultimamente, ma in passato lo hanno fatto. Quindi io ero uno, tra parentesi, uno spettatore privilegiato, perché avevo, non ho pagato il biglietto e l'ho vista bene la partita. Da martedì insieme. Sì, ma invece ci ha chiesto proprio questo, un aiuto reciproco. Certo. Perché non è facile, subentrare, giovedì, io i miracoli non li faccio, mi sto attrezzando, ma ancora non li faccio.